È tempo di rimettersi in forma dopo la buffata delle feste natalizie. Pertanto abbiamo chiesto a un coach di fitness, tra i più titolati a nord del litorale, come riprendere la forma dopo un periodo ricco di pranzi e cene. Dicembre è un mese particolare dove andiamo ad incamerare più calorie del solito, va per i dolcetti che girano, va per le riunioni di famiglia tradizionali che si fanno. E quindi noi cosa diciamo? Diciamo che bisogna iniziare da subito un'attività fisica moderata per chi non conosce attività fisica, oppure per chi già la conosce, non smettere mai di attivarsi almeno mezz'ora o un'ora al giorno. La palestra offre sicurezza, distanziamento e allenamenti svolti con la giusta cautela. Ecco, noi cerchiamo di trasmettere la massima sicurezza, cercando ecco, di mantenere sempre il distanziamento, di dare tutte diciamo, le regole nei limiti di queste restrizioni, di controllare il Green Pass, però cerchiamo di vivere la nostra vita, cerchiamo ecco, di non farci mancare le cose che ci fanno stare bene. Diciamo che svolgere un'attività fisica serve a rafforzare i nostri muscoli, come a rafforzare le nostre ossa, ma soprattutto a mantenere la mente attiva, a mantenere la mente forte. E allora andiamo a scoprire quali sarebbero i primi esercizi utili per chi decide con il nuovo anno di iscriversi in palestra. Allora sì, un primo test della persona che si segna in palestra è questo, con una semplice bacchetta di PVC, far fare della mobilità per capire il grado che ha la persona. Ok, poi dal test si passa alla macchina cardio, che può essere tapirulan, ciclette, ellittica, rowing, eccetera, e subito dopo una sequenza di esercizi molto soft e graduali per farli iniziare. Dopodiché ci saranno degli step a seguire con degli esercizi un pochino più di media difficoltà. Buon allenamento a tutti!